Riccardo Cristiano, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo in compagnia di Claudio Radelli, professore di scienze politiche all'Università di Exeter in Gran Bretagna. Claudio, volevamo chiederti contezza di questo esperimento, di questo progetto che riguarda l'antenna? Sì, l'antenna del Partito Radicale di Bruxelles, quindi noi siamo l'antenna di Bruxelles perché siamo molto modesti, appunto, non è... No, è in grande invece la cosa, antenna di Bruxelles. Ci vuoi parlare un po' di questo progetto? Capisco che parlare di antenna appunto in un contesto televisivo e di radio e via dicendo può evocare alcuni sentimenti. In realtà il sentimento è quello per adesso di avere un'aggregazione di persone che o lavorano a Bruxelles sui temi europei o lavorano sui temi europei stando altrove, ma hanno molto a cuore il repertorio politico dei radicali, che è un patrimonio di cui oggi vanno giustamente orgogliosi il Parlamento europeo, la Commissione, alcuni leader nazionali, ma che con le elezioni al Parlamento europeo del 2009, che hanno cancellato la rappresentanza parlamentare europea dei radicali, rischia non di disperdersi, ma di non essere continuamente alimentato. In passato i radicali hanno anche avuto un commissario europeo con Emma Bonino, quindi c'è, come dire, una serie da un lato di agende e di proposte, di temi che sono praticamente vicinissimi agli interessi dei radicali, dall'altro una tradizione, una storia, una cultura che va continuamente alimentata, e quindi nei limiti del possibile ci siamo posti questo obiettivo. Io mi domando una cosa, essendo tu professore di scienze politiche, il contesto economico in cui versa oggi l'Italia ma anche l'Europa può essere di rilancio l'estensione dei diritti o comunque i diritti civili in genere? Sì, secondo me c'è un passaggio epocale da un momento dove i diritti erano assolutamente fondamentali, prioritari, centralissimi, a una società dove in alcuni casi addirittura i diritti si sono quasi frammentati, abbiamo avuto una frammentazione sociale e quindi vanno ricostruiti dei diritti al di là dell'atomo individuale, soprattutto parlo dell'Europa. Restano fondamentali, ma adesso nella nuova fase li riscopriamo proprio nell'economia. L'economia è diventato, come dire, il terreno in cui si giocano i diritti, e che non sono necessariamente e soltanto diritti legati a questioni economiche, di globalizzazione, che si dice forse possono anche infingere o infrangere i diritti individuali, ma sono diritti proprio di, guarda anche sulle cose di cui discutiamo in questi giorni di salvataggio dell'euro, sono diritti di rappresentanza, di partecipazione. Allora un grande tema oggi è diventato come nascono le politiche economiche, chi deve essere rappresentato nei processi di formazione, come mettiamo insieme evidenza empirica e processi decisionali. Su tutto questo, voglio dire, i diritti aiutano molto, però ci vuole un know-how specifico, una competenza economica che va costruita, nel senso che non è data. Diciamo che queste competenze vanno sviluppate non solo sul territorio italiano ma anche sul territorio europeo, un po' per rapportarsi con altre culture. Sì, sul territorio europeo, se parliamo proprio della struttura istituzionale dell'Unione Europea, esistono adesso dei processi teoricamente aperti di formazione delle politiche pubbliche comunitarie, dei processi che contemplano la consultazione, la presentazione di evidenza empirica a supporto delle scelte fatte poi dalla Commissione, e questo da un certo punto di vista prende un'organizzazione come la nostra. Da un lato è un'opportunità, dall'altro diventa una sfida perché bisogna partecipare dentro processi ad alto gradiente tecnico, non necessariamente tecnocratico, però portare evidenza empirica vuol dire anche avere delle filiere che permettono di produrre questa evidenza, di interagire, di discutere di questioni economiche o a volte legate alla regolazione del rischio, quindi questioni mediche, scientifiche molto complesse. Dall'altro è nel
DNA radicale è non perdere mai il momento di militanza, di mobilitazione, di stare non nella tenda ma anche fuori dalla tenda istituzionale e incatenarsi, imbavagliarsi, portare i cartelli e poi casomai ti racconto qualcosa. Sì, no, mi interessa molto. Tra l'altro oggi ricorre il 63° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ban Ki-moon quest'oggi ha dichiarato all'ANSA proprio che l'evoluzione dei social media come Facebook, Twitter danno rilancio al diritto, danno diciamo rilancio alla dignità del diritto, perché parte dal basso questa rivoluzione, anche rivoluzione economica. Sì, senz'altro c'è un problema di costruire la legittimità delle scelte pubbliche, questo tutto ciò che parte dal basso, come dire, è incanalato bene. Sui nuovi media ovviamente potremmo avere tante colonnine dove mettiamo i semafori rossi e i semafori verdi, cioè c'è del buono e del cattivo, e ovviamente anche per noi che siamo stati come radicali tra i profeti, no, dei nuovi media, c'è comunque un problema di non criminalizzare assolutamente, di tenere dentro i nostri ragazzi che altrimenti diventano dei criminali, quindi di scrivere, come dire, delle leggi e di regolare questi fenomeni con umiltà. Io penso che manchi tantissimo l'umiltà proprio di regolare dei fenomeni che comunque lo Stato e neppure l'Unione Europea può controllare totalmente, mentre tutta la filosofia radicale della riduzione del danno è una strategia umile, che sa che la società non è costruita da una norma, non è costruita dai politici, è governata da forze di mercato, sociali, sui quali poi il legislatore o il decisore può fare un intervento di, come dire, sai, come quelle vecchie bilance, no? Dove il gioco è di collibrare i due lati, ma non di scassare la bilancia. No, ma tra l'altro le battaglie antiproibizioniste come quella sulla liberalizzazione delle droghe o anche la stessa prostituzione, si tratta di normare dei fenomeni già esistenti per levarli alle volte a delle, non lo so, economie sommerse come quelli delle mafie e riportarli in una legalità. Quindi io credo che le battaglie radicali siano battaglie che precedono i tempi alle volte, non sono magari abbastanza mature ma precedono i tempi. Sì, una cosa interessante proprio, è un fatto storico, è quella che potremmo chiamare la capacità predittiva dei radicali. Come mai i radicali hanno dei sensori? Forse perché sono un movimento libertario, un'organizzazione aperta dove si diventa segretari a 20-21 anni, cose del genere. Hanno colto dei segnali inizialmente molto deboli, per qualsiasi battaglia radicale inizialmente la risposta è non gliene frega niente a nessuno, no? Ci sono e che poi prende divorzio, aborto, obiezione di coscienza, le battaglie dell'associazione Coscioni che sembravano lunari e oggi sono molto, molto concrete e secondo me dovrebbero, in un sistema politico intelligente, davvero dominare l'agenda. E anche, siccome hai parlato di informazione, i mezzi di informazione, soprattutto quelli pubblici, questa è una capacità predittiva molto importante. Molto spesso il deficit dei radicali è un deficit di militanza, non ci sono i 30.000 iscritti, non ci sono neanche a Bruxelles, per questo appunto da persone umili abbiamo detto che si creava un'antenna, quindi un gruppo fluido per adesso contattabile di persona, c'è una sede o via Facebook, e poi vediamo su che gambe potrà camminare questa cosa. E su questa antenna poi ci si può ricollegare alla ricerca invece sul paper, sul repertorio politico proprio dei radicali. Parliamo un po' di quella ricerca sul campo che viene effettuata un po' per espandere un livello che poi è sempre ampio ma si riferisce a tematiche transnazionali, che è questa poi, forse è questo il dialogo che avviene all'interno di queste sedi radicali, che al di fuori purtroppo non passa, non avviene, quindi i media sono carenti di questo. Invece il mezzo come Facebook, il mezzo come le web TV, il mezzo come anche YouTube stesso riescono a veicolare forse meglio della tradizionalità del mezzo che è la TV. Sì, io vorrei farvi i più caldi complimenti per questa iniziativa, che senz'altro è nella lunghezza d'onda più giusta che si potesse immaginare. La ricerca che abbiamo fatto è un paper in inglese che tra l'altro è disponibile per il free download, quindi si trova abbastanza facilmente. È nata proprio dalla necessità di spiegare a un lettore che non legge l'italiano non
non tanto la cronistoria delle campagne radicali, ma il repertorio politico dei radicali, perché è un repertorio politico che io spero venga copiato, rubato, imitato, diffuso su scala europea. Infatti volevamo fare poi un secondo paper sui movimenti che si sono ispirati o che hanno copiato, emulato il repertorio politico dei radicali, però almeno per quanto ne so io siamo quasi inimitabili, nel senso che trovi tracce di esperienze simili, ma come dico sempre, si usa dire in inglese che qualcosa è il best kept secret, il segreto meglio mantenuto, the best kept secret of Italy è il Partito Radicale, e quindi è meglio che non sia più un segreto e venga conosciuto. Tra l'altro adesso è molto più facile diffondere qualunque notizia, perché abbiamo addirittura il Global Leaks, come ci diceva un nostro iscritto, quindi è più facile anche diffondere qualunque tipo di messaggio. Io ringrazio davvero Claudio Radelli per il suo contributo al 39esimo congresso, seconda sessione del Partito Radicale Transnazionale. E dove possiamo trovare dei riferimenti su internet? Direi, visto che hai citato così tanto i social media e Facebook, la cosa più normale è di andare su Facebook e cercare The Brussels Antenna of the Radical Party, che è in inglese, francese, occasionalmente in italiano, olandese, tutto, scrivete anche nella vostra lingua e fare clic su mi piace, troverete ovviamente il nostro indirizzo, che per adesso è presso No Peace Without Justice, quindi a Bruxelles, e il nostro grande animatore che è Matteo Angeli, che è dedicato a questa iniziativa, oltre a Laura Hearth, a Umberto Gambini, a me stesso e altri che cerchiamo di far camminare questa cosa. E vi ringrazio. Noi ringraziamo veramente te, Claudio. Grazie ancora. Il 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, Roma. Grazie. Grazie e arrivederci.